Il nuovo Santilli, di meglio, prova a girarsi, perde un pallone sanguinoso, allora può attaccare Loco, rotondo, conclusione da parte del numero 10 Mussoni, l'ottima risposta da parte del portiere Marcheggiani. Lancio lungo direttamente verso l'area di rigore, pallone giocato di testa da Mussoni verso il numero 11 Centi, pallone che ha sorvolato la traversa. Si tratta di corner. C'è un angolo dalla sinistra. Con il giocato teso sul primo palo. Palla che ha attraversato tutta l'area piccola. Non c'è arrivato di un soffio Centi. Il numero 15 di meglio. Santilli verso Scenna. Calcio addirittura da lontanissimo. Scenna ci ha provato da centrocampo. Ha trovato la risposta del portiere Colasanti. Marco di meglio, apertura adesso verso Luca di meglio, cross in rovesciata, gol splendido, fantastico da parte di Gianluca Lupino che trova una magia per l'1-0 della 17. E portiere che rischia anche con il controllo di piatto destro. Vuole uscire l'autoscuola Lido, pallone in verticale, ha trovato fra le linee da solo Mussoni, strepitosa la risposta del portiere della 17, se l'è mangiato Mussoni. A liberarsi lo spazio per il destro, l'apertura verso D'Ambrosio che aveva chiamato il pallone. Conclusione strepitosa la risposta da parte del portiere Colasanti che vola a mettere in calcio d'angolo, ci ha messo le unghie sulla conclusione di Lupino. Adesso Tedde. Siamo lateralmente, il compagno Tedde buttato a terra da Lupino con il fisico senza fallo, la gestisce Lupino, l'appoggio verso Velli e può anche cacciare, si è liberato lo spazio per il mancino, la risposta del portiere 17. Lancio lungo dall'alto lato, Velli cosa stava per inventarsi sulla falsa riga di ciò che ha provato Lupini poco fa. Lupino di testa, c'è il pressing alto da parte di Lupino che recupera un ottimo pallone interessante, Velli tocco sotto, la risposta del portiere, poi è strepitoso il numero 16 Crisafi a salvare tutto, a tenere a galla l'autoscuola Lido. Riceve sul lato sinistro del campo, ancora di meglio, un verticale, Lupino si gira alla grande, calcia con il destro e buca per la seconda volta con la Santi e fa 2-0. Arriva Loco Rotondo e prova a suonare la carica per i suoi, ha bisogno di un gol. Autoscuola Lido. Adesso Tedde in mezzo, Loco Rotondo prende il piano l'incrocio dei pali. Poi arriva Centi, arriva anche Mussoni. Doppia deviazione, si è salvata dal 17. L'incontro Tedde. Mussoni lascia l'incarico proprio al suo numero 6. Cross sul secondo palo, Centi, doppio rimpallo, pallone che è rimasto sulla linea. Si tratta di gol in realtà perché il pallone ha varcato la linea, il direttore di gara l'ha visto, ci sono le proteste dei giocatori dell'Al 17, ma il direttore di gara è apparso piuttosto convinto, allora l'ha riaperta l'autoscuola Lido. Va di meglio, addosso alla barriera, trova la deviazione vincente, pallone che è finito in porta, torna subito a ristabilire il doppio vantaggio l'Al 17, che punizione di meglio. Accennato per un attimo il pressing Zuccari, vorrà passare in mezzo a due il numero 4 Granella, fa una grandissima giocata, Granella entra in area, l'appoggio alla risposta eccezionale del portiere, che giocata aveva fatto qua Granella. Lupino cerca di girarsi, Loco Rotondo non riesce a tenerlo, deviazione doppia e pallone che rimbalza piano piano all'interno della porta e allora 4-1 dilaga l'Al 17, ne fa 4 l'Al 17 e ottiene la sua seconda vittoria in questo girone, 6 punti in classifica.